a turbare un po' la nostra tradizione con questa pandemia, con queste precauzioni che bisogna prendere, ci sarà anche una modifica sostanziale alla veglia della notte di Natale. Però, anche se non si celebrerà nella prossimità della mezzanotte, il significato che noi dobbiamo dare è esattamente identico. Decisamente, non è che noi dobbiamo andare, diciamo, cronologicamente a guardare l'orologio, ecco, non abbiamo l'ora di nascita del Signore Gesù. Noi festeggiamo la sua nascita. Ovviamente la tradizione ce la consegna alla mezzanotte, ma perché lì inizia il nuovo giorno. Di fatto quello che importa è che nella fede venga celebrato questo evento. E soprattutto in momenti come questi, anche se viene anticipato necessariamente, nulla toglie, ecco, semplicemente una questione cronologica, non tocca l'essenza, e anzi direi che in virtù di queste prevenzioni dovute all'epidemia in corso, a maggior ragione deve essere anche letta come un atto di responsabilità e di carità. Ecco, Eccellenza, ogni parrocchia quindi si attrezzerà per garantire ovviamente la celebrazione, la veglia di Natale. Consigliamo ovviamente ai nostri telespettatori di informarsi presso le parrocchie l'orario delle sante messe e soprattutto in alcune messe c'è addirittura la prenotazione, visto i posti Certo. limitati, quindi chi intende andare alla messa di mezzanotte di prepararsi per tempo, insomma, Sì, la veglia, certo. messa della veglia. Però in cattedrale ci sarà comunque la veglia. A che ora inizierà, Eccellenza? Allora, in cattedrale inizierà alle 20:30. Abbiamo preso questa decisione perché prima c'è la messa vigiliare, anzi, a questo proposito invito i fedeli ad utilizzare tutte le tipologie, no, di celebrazione, per cui c'è la vigiliare, c'è la veglia nel giorno di Natale, c'è la messa del mattino, del giorno, poi del pomeriggio. Dunque gli spazi e i tempi per poter partecipare ci sono, bisogna, come diceva lei, organizzarsi, Articolare un pochino le articolare, sì. presenze. In cattedrale sarà alle 20:30 perché essendo una veglia importante, però diciamo non ha la lunghezza della veglia di Pasqua, per intenderci, nell'arco di circa un'ora neanche può essere celebrata bene, dignitosamente. E allora, iniziando puntualmente alle 20:30, per le 21:20, massimo 21:25, la celebrazione termina e i fedeli hanno più di mezz'ora per poter tornare nelle proprie case.